faccio una domanda così, bruciapelo. Arrabbiato per l'espulsione o contento per la vittoria? Dai, la risposta è scontata. Tutte e due, arrabbiato per l'espulsione e contento per la vittoria, perché vincere qua non era facile. L'avete reso facile voi questa. Sì, io ho detto ai ragazzi che questo era uno step importante, perché il Pescara è una squadra che ti sollecita tanto, che crea tanto, ogni partita ha creato tanto. Magari quest'anno sta realizzando poco, ma le occasioni le ha sempre create. E non aver concesso niente al Pescara, tenendo in mano la partita, credo per 70-75 minuti, è motivo di orgoglio da parte mia e della squadra. Abbiamo fatto un altro step in avanti, perché questo era è un test importante, l'abbiamo superato brillantemente. Pescara aveva approcciato un po' diversamente rispetto al solito la partita, sarà la forza del Cesena, sarà il vento contrario, ma non aveva mai concesso quello che concedeva di solito. Prima palla persa di Tuniov sull'aggressione vostra, rapidità nel creare la giocata vincente, l'aveva preparata così? Sì, sapevamo che loro portano tanti uomini sopra la linea della palla, soprattutto i terzini, creando delle rotazioni nelle catene di destra e di sinistra. Nel momento in cui recuperava i palla, era quella la zona da attaccare. L'abbiamo fatto bene sia nell'azione del gol sia in altre situazioni. È stato bravo anche il loro portiere a fare tre interventi nel primo tempo incredibili. Non abbiamo concesso niente leggendo benissimo i movimenti del Pescara, che se non li leggi bene ti mette in difficoltà. Quindi una partita quasi perfetta. Poi è normale, col vento a sfavore, qualche corner, qualche occasione per chiudere la partita sul 2-0 che abbiamo sprecato, rischi poi di tenerla aperta e magari una palla, un cross, un calcio d'angolo, una palla inattiva di buttare via una vittoria magari meritata. Ecco, l'analisi l'ha fatta lei completa, io lascio solo una domanda a Fabio Ferraresi o Massimo Profeta da studio, la giro io al tecnico toscano. Naturalmente Fabio. No, chiaramente al mister faccio i complimenti, appunto proprio rispetto a questa considerazione che stava facendo, sarebbe stato un delitto, no, non portare a casa questa vittoria e quindi gli chiedo se poteva fare qualcosina in più il Cesena dal punto di vista, no, dell'atteggiamento tattico. Secondo me si è un po' abbassata troppo nel secondo tempo. Dice Fabio Ferraresi che chiaramente sarebbe stato un delitto se il Cesena non avesse portato a casa il risultato. Ecco, alla luce di questa osservazione, si è abbassato un po' troppo il Cesena nel secondo tempo? Poteva rischiare qualcosa in più? Sì, secondo me siamo stati meno aggressivi negli ultimi 15 minuti, ci siamo abbassati, concedendo qualche palla inattiva dove rischi poi di compromettere una partita che hai legittimato con una prestazione importante. E questo non deve succedere, perché la nostra identità è quella di essere sempre aggressivi in avanti, e quando lo facciamo diventiamo veramente imprevedibili e forti. Quando non lo facciamo, poi concediamo metri agli avversari, e se lo concedi poi a Pescara, che con qualsiasi squadra ha creato tante occasioni da gol, non devi lasciare aperte le partite. Però non concedere niente oggi al Pescara, per me è uno step in avanti che abbiamo fatto.